che è stato il primo a tuffarsi in eliminatoria ed è il primo anche adesso, visto che si è quasi qualificato come 18esimo. E qui se non è un miracolo poco ci manca. Peter Waterfield, che era oltre il 30esimo posto ad un certo punto della qualificazione, è entrato fra i migliori 18 e probabilmente Michael Verzotto adesso si rifarà con gli interessi di tutto quello che non ha fatto vedere qualche ora fa. Sì, noi l'abbiamo visto in allenamento e abbiamo detto mamma mia che in forma che è Peter Waterfield, perché come Thomas Daly non sbagliava un tuffo. Poi sappiamo che lui ha questo tipo di problema, è comunque l'atleta più longevo in gara, ci facevamo caso prima con Francesco, però in allenamento non ne sbagliava uno, sono sicuro che ha tutte le carte in regola per accedere alla finale. Aveva sbagliato la verticale indietro in eliminatoria, fa molto meglio adesso, 72,60 per il britannico che è alle spalle di Viglia adesso. In qualsiasi condizione. Beh, tu gareggiavi Oscar con Keita Caneto, poi da Caneto si è passati a Teraucci che però ha lasciato abbastanza presto la piattaforma per diventare un grande interprete del trampolino. Adesso vediamo questo Murakami che comincia con un parziale di 76-80 e adesso comincia anche la semifinale di Thomas Daley, triplo salto mortale e mezzo, ritornato raggruppato per il campione del mondo in carica. No, era stato, non dico perfetto, ma impeccabile in eliminatoria Oscar, ha sbagliato il ritornato. Beh, questo è, diciamo che è sempre stato un suo scoglio, il triple mezzo ritornato, lui predilige le rotazioni indietro rovesciate. Però male nella parte finale è quella che invece doveva provare almeno a fare bene, visto che la partenza non è delle migliori, invece praticamente una bomba per lui prima di entrare in acqua, quindi perde sicuramente tantissimi punti e comincia a essere in debito di ossigeno già dal... Potrebbero anche bastare per entrare nei 12, potrebbero, e poi lo vedremo fra un'oretta circa. Peter Waterfield, triplo e mezzo, ritornato, raggruppato. E questo era stato il tuffo dei problemi per il britannico. Vediamo se lo ha aggiustato. Ah, sicuramente niente a che vedere con il pessimo ritornato del mattino. Oscar, Waterfield vuole esserci nella finale di domani. Sì, molto meglio rispetto a Daley per esempio, però ancora una volta un po' testa bassa durante l'ingresso in acqua, non gli porta la verticale corretta, però decisamente molto ma molto meglio rispetto alla mattinata. Ci sono 20 punti in più, varca la soglia dei 150 dopo due tuffi. Tocca a Thomas Daley, doppio mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo. Volevo chiedere a Verzotto, che era presente anche al Mondiale di Roma vinto da Daley, fino a che punto è cambiato anche nell'approccio con i colleghi avversari Daley? Gli ha dato un po' la testa tutta questa notorietà? No, assolutamente, è una persona molto, davvero molto umile. Poi la cosa che mi stupisce di questo atleta è il miglioramento che fa da una gara all'altra. Mi ricordo che ho notato quest'anno come è migliorato rispetto alle World Series che ha fatto a Mosca e quelle che ha fatto in Messico. Penso abbia aumentato il suo punteggio di 150 punti. Un atleta, secondo me, l'unico vero in grado di, assieme a un grande assente di questo mondiale che è Matthew Mitchum, che può... Triplo e mezzo avanti raggruppato. E qui era stato l'ultimo tuffo di sofferenza per lui, 66 punti. Intanto è nono, tutt'altra musica rispetto al mattino. Però si complica... e non poco la vita, esagerando addirittura, non riuscendo a bloccare la rotazione. E Oscar, alla fine è il Waterfield, dico, dell'eliminatoria. Sì, non dico che si chiama fuori, ma quasi, ok? Che dopo avrà i suoi tuffi indietro rovesciato. Ma questo è un errore gravissimo, non gli permetterà di superare quota 50, credo. Anzi, al di sotto. Sì, 38,85. Ci sono un 3, un 3,5 e un 4. Io credo che 190 punti scarsi a metà gara, è vero che ne fa giuria e tende comunque a premiare il tuffo. Thomas Daley, mentre Murakami è terzo. Daley verticale indietro, triplo salto mortale carpiato. Era decimo, quindi non è che possa permettersi particolari errori.
89,25, era stato il suo miglior tuffo in qualificazione. Negli ingressi niente da dire, entrate in acqua impeccabili, alto coefficiente, alto punteggio per Thomas Daley, 87,50, direi che si è rimesso bene in carreggiata Bertone. Sì, decisamente, non aveva una grande parabola, però come al solito lui nelle rotazioni indietro è un campione, è il campione del mondo in carica del resto, e anche per questo lo si vede riuscire. Classifica. Se ci sei, facci un colpo, perché altrimenti arrivederci e grazie. 26 punti da recuperare su Parisi, ma anche altri atleti da scavalcare in classifica, non è solo sul brasiliano che deve fare la gara. Peter Waterfield, argento olimpico nel sincro con Leon Taylor. Comincia la risalita di Waterfield, come in nell'eliminatoria, quando con questo tuffo ottenne 80 punti. Questi potrebbero essere di più, 89,10, allora Oscar aspettiamo a dare per spacciato Waterfield. Sì, bisogna aspettare perché lui ha nei tuffi indietro rovesciato i suoi cavalli di battaglia e li ho visto, l'ha dimostrato qua, se lo dimostra anche nel rovesciato allora si rimetterà in carreggiata. Perché poi chiuderà con l'avvitamento indietro, che è il tuffo che di fatto lui ha inserito, il suo caro vecchio triplo salto mortale mezzo avanti carpiato, rinunciando al doppio mezzo che era stato un tuffo, come dire, di sicurezza nelle prime due fasi di gara, visto anche i postumi dell'incidente di moto e la frattura allo scafoide. Daley, quadruplo e mezzo avanti raggruppato. L'inglese sbaglia perché ha un'entrata molto scarsa. Perderà nei confronti di parecchi avversari. Il punteggio per lui... Anche di brutto. Sì. 62,90, non è in testa, sì, però è una classifica cortissima a questo punto, con ancora 7 atleti che devono salire sulla piattaforma, e Daley sarà chiaramente nei 10, sarà probabilmente settimo, ottavo, ma comunque con 4-5 atleti che della qualificazione, se ripetessi 70 punti del mattino con il rovesciato andrebbe a chiudere a 418. Intanto Waterfield, triplo e mezzo rovesciato raggruppato, britannico che può già portarsi avanti con il lavoro rendendo meno difficile l'ultima rotazione. Eccoli i tuffi con rotazione indietro di Waterfield. Beh, se azzeccasse la prima metà di gara come la seconda, Oscar, Waterfield potrebbe anche lottare per una medaglia. Ma sicuramente sì, è un atleta che può lottare per le medaglie, a parte che sorpassi i primi tre tuffi, ma soprattutto il quadruplo e mezzo avanti, che mi sembra quello che in assoluto gli crea più problemi. Assolutamente questi tuffi invece... Staley, triplo e mezzo indietro carpiato e l'obbligo di non abbassare troppo il livello di concentrazione. Non è il caso suo, almeno con questo tuffo. Però sicuramente lui si immaginava un po' più avanti dopo quattro... rotazioni. Tanto chi è più avanti di tutti è Qbo, che senza un tuffo sta ancora al comando. Sì, è ancora in testa. Daley non esegue il miglior triplo e mezzo indietro carpiato, meglio forse quello del mattino, ma non corre alcun genere di rischio, oltretutto il coefficiente è un alleato. Ma si vede che fa un po' fatica anche lui, del resto è cominciato a essere un piccolo grande tuffatore, diciamo che ha le masse muscolari molto più grosse di quello che potrebbe essere il colombiano, che comunque chiude un buon mondiale, peggiora leggermente il punteggio dell'eliminatoria di 5 punti. Vediamo Waterfield con il suo tuffo. Questo tuffo è mio, l'ho inventato io, direbbe Waterfield. Doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo. E passano gli anni, ma non è che abbia dimenticato come si fa un tuffo del genere, anche se ormai chiaramente, pur avendo il copyright, c'è chi magari con 10 anni meno lo fa meglio. Sì, sicuramente, però è sempre stato uno dei interpreti migliori, del resto l'ha coniato lui questo tuffo, però ecco, batte e avanza per entrare in finale.
mi auguro di vedere in finale un Waterfield più presente nei primi tre tuffi piuttosto che negli altri tre. Negli ultimi tre ha tenuto una media di 87-88 punti, presumibilmente mancano 8 atleti alla fine. Dovrebbero essere questi 8 atleti più McCormick, Waterfield, Bondar e Migliaie. Fintanto Daley, triple mezzo rovesciato raggruppato, il tuffo della medaglia d'oro di Roma 2009. Il tuffo, diciamo, della... il suo tuffo. Sì, il sorpasso a Chubot. Uno di quei tuffi che non ha cambiato nel programma, anche perché questo cambiarlo sarebbe veramente difficile. Sembrava un doppio e mezzo per la facilità, per la verticalità raggiunta. Sì, questo lo scandisce molto bene, non è che spinga tantissimo, ma lo non ne ha bisogno di a questo precisione. Punto della gara, no. Non ne ha bisogno. Chiude a 467,80. A ben vedere.